La Madonna, quante mucche! L'altro giorno in live ho avuto molta paura. Molta, molta paura. Ti prego, dimmi che la telecamera. No. No, 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 no. No, sei sminchiato. Io ti odio. No, no, ti prego. No, ragazzi, no, no, no. No, no, no. No, ti prego, no. Questo è lo stesso errore che mi è successo l'altra volta. No, no, no. Ti prego, 2 ore prima deve andare bene. Pensavo di aver perso nuovamente il salvataggio. Meno male che sono riuscito a risolvere tutto. Ora dobbiamo mantenere la nostra promessa, dobbiamo costruire un corpo a Jezabel per far sì che mantenga anche lei la sua promessa. Ti copro io. Stai bene? Ho costruito anche questa piccola serra per la costruzione di robot e anche per tutto ciò che riguarda le cose meccaniche. Sì, è molto spoglia e vorrei riempirla. Per questo forse dovrei andare al volto 88 a prendermi almeno gli oggetti. Però non voglio iniziare quella questline. Oh, che coglioni. Però non voglio iniziare quella questline perché poi mi arrivano tutte le richieste. E serve questo, e serve questo. E che palle, non stai cagando questo vault. Per forza non lo sto cagando, è noiosa quella questline. Però sblocca degli oggetti carini. Ah, oh, ci penseremo a tempo debito. O magari ci penseremo in live, chi lo sa. Poi, ovviamente, ho spostato tutta la roba che c'era qui, un po' nella serra, un po' in questa casa. Quindi questa casa è diventata una casa a energia solare e a energia nucleare, il che mi basta per mantenere tutto quanto l'insediamento per ora. Dovrei costruire una casa bella qui e una casa bella là in fondo. E a proposito di case belle, ho ricostruito la casa sull'albero, anche se sarebbe più corretto dire la casa attorno all'albero. Sì, in pratica sto rifacendo molte delle strutture che ho fatto nel mio primo let's play, ma almeno sono esteticamente più belle e soprattutto sono ben difese. Visto che Jezabel richiede un corpo, prendiamo due piccioni con una fava. Andiamo al castello a costruirgliene uno. E perché la facciamo qui nel castello, vi chiederete voi? Perché almeno la teniamo lontana da Sanctuary. Preston, dove sei? Da quando ho ricostruito il castello mi piace un sacco. Scusami, tu non sei dei Railroad? Preston, eccoti. Perché sei lì di guardia? Vieni qua. Ora abbiamo un altro insediamento dalla nostra Meno parte. male. Bene. Un'altra vittoria per i Preston, Minotaur. guardami però. Questo passo, presto avremo tutto il Commonwealth dalla nostra parte. Se ricevo richieste d'aiuto dagli insediamenti, ti avviso. Nel Grazie. frattempo, dai una mano a chiunque ne abbia Certo, come bisogno. sempre. Servirà ad aiutare la nostra causa. Per farci buona pubblicità. E vai, livello aumentato. Vediamo cosa possiamo aumentare. Scienza è al massimo. Potrei fare o fanatico di armi o armaiolo. Con armaiolo possiamo fare la ibrida MK4. Con fanatico di armi possiamo potenziare finalmente tutte le nostre armi al massimo. Facciamo questo. Dovrei mettere un po' più di luci attorno al castello. Abbiamo pochi letti, eh? Devo aggiungerne allora. Attenzione, Minutemen. Pare che un insediamento abbia bisogno del nostro Oh, aiuto. ovviamente. Salve signora, lei chi è? Eccoti finalmente. Devo Mi parlarti. dica. Chi sei? Sono Ronnie Shaw, dei Minutemen, Nick? del Levati? Commonwealth. O almeno lo ero, prima che Joe Becker venisse ucciso e sostituito da quegli idioti. Felice di conoscerti allora. Felice di conoscerti, ci farebbero davvero comodo altri veterani da queste parti. Su questo hai ragione. Ho idea che qualcuno qui porti ancora il pannolino. È probabile. Che cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Ho saputo che vuoi rimettere in piedi i Minutemen. Così ho pensato di venire a conoscere il nuovo Beh, generale. eccomi. Allora? Perché lo fai? Cosa ti fa pensare che qualcuno voglia che i Minutemen rinascano? Il Commonwealth ha bisogno di gente come noi. Il Commonwealth ha bisogno dei Minutemen. La gente inizia a rendersene conto. Ne ho sentito parlare bene, altrimenti non sarei qui. Ora Vero. che sono qui, mi rendo conto che hai davvero bisogno del mio Ne sei aiuto. sicura? Siamo sempre in cerca di soldati esperti. Siamo sempre in cerca di altri soldati esperti. Ci puoi scommettere. Ma avevo in mente qualcosa di più specifico. Sentiamo Sono allora. probabilmente l'unica a ricordare che l'armeria del castello si trovava nel bastione Quello chiuso occidentale. da quella grossa I porta nostri meccanica? equipaggiamenti migliori erano custoditi lì. Armi, munizioni, progetti, tutto.
Ah, vieni, interessante. Aspetti, vado a chiamare Preston. Preston, vieni anche tu. Come sempre, delle stripper in giro per i miei insediamenti. Guarda, ti trovo qualcosa da fare, vieni. Tu lavori nel negozio commerciale da oggi. Dicevamo. Scusi l'attesa, signora, eccomi. È chiusa. E invece è aperta. Incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Questa è Radio Freedom. Questa è la porta dell'armeria. Sembra intatta. Sì, sì, è chiusa, signora. Ora non ci resta che trovare un modo per entrare. Conosci un modo per aprirla? Conosci un modo per aprire questa porta? No, e anche se la facessimo saltare, probabilmente distruggeremmo quello che c'è dentro. Già, non è una buona idea. Puoi passare attraverso, gira intorno. Diamo un'occhiata al bastione settentrionale. Oppure possiamo saltare dentro la finestra? Quella sarebbe una soluzione, io dico. Sei contento, Preston? C'è un altro Minuteman qui. Questo era l'alloggio del generale. Già, ora è il mio. C'era una galleria che portava da qui fino all'armeria. Là sotto. Ma guarda, lo hai già liberato. Ottimo lavoro. Lo so, sentiamo, sono bravo nel mio lavoro. Vediamo se c'è ancora una via d'accesso. D'accordo, signora. Oh, ma guarda, è ancora aperto. Che cosa troveremo qua dentro, secondo lei? È buio qua sotto. Occhio a dove metti i piedi. Tranquilla, ho un Peep Boy che fa abbastanza luce. Una mina! Questi altri Peep? Sappi che non sono io. Spero che sia polvere. Speriamo. Ho un Peep Boy che fa abbastanza luce. Ronnie? Era lì, era caduta. Controlliamo che non ci siano mine per terra. Ci sono delle palle di cannone. Un'altra mina. Grazie. Non mi faccio fregare due volte. Oh, qualcosa. Una torretta. Ma stai buono. Siamo ancora in piedi, no? Sì, noi sì, la torretta no. Altra mina. Ovviamente. Ronnie, tutto a posto? Quella... Oh, aspetta. Allora, aspetta, prima fammi vedere se c'è un'altra mina frammentazione. Eccola lì. Aspetta che la tiro su. Un frame di un'armatura atomica per i Minuteman. Preston, dimmi dove. Entraci pure. Ricevuto. Poverino, azzoppato. Vai, entraci dentro così non sei più azzoppato, dai. Bello, mi piace come colore. È quasi freddo, è come se fosse congelato nel tempo. Mi piace. Abbiamo anche un nucleo di fusione. Guarda caso, proprio vicino alla power armor. E che palle! Cazzo! Sì, ma state lontani, non mi state attaccati allora. E ti pareva. Godetevi la vostra ultima ora. Non preoccuparti, è uno di noi. Peccato che il sergente sia impazzito. Era guardia del castello da sempre, per quanto ne so io. Mi spiace averlo fatto saltare allora. Magari avremmo potuto fare qualcosa. Ma ehi, mica posso salvare chiunque. Conoscevo questa password. Uno se via terra. No, non è questa. Vuoi che ci provo io? Per il Commonwealth. Cavolo, è passato tanto tempo. Dai, su, ce la puoi fare. Restiamo uniti. Brava. Sì, era quella. Oh, ma guarda. Il generale, morto, tristemente. Generale, prendo tutto io allora, la ringrazio. Ecco, spiegate tutte le mine terrestri. Questo è, o meglio era, il generale. Questo cos'è? Uno stencil. Ricopriva il tuo ruolo quando entrai nei Minutemen. Ora è il mio ruolo. Sei rimasto intrappolato qui sotto quando quel mostro marino ha attaccato il castello. Ah, la regina. L'armeria. Devo dargliene atto. Ora questa uniforme è tua, se la vuoi. Tanto al giustamente, vabbè, grazie. Posa in pace, generale. La tua guerra è finita e i Minutemen continuano a esistere. Grazie a me, però. È inutile fare i sentimentali per qualcosa successo più di 40 anni fa. Scusami. Forza, ci siamo quasi. Mi stai dicendo che questo è qui da 40 anni o voi due avevate una storia da 40 anni?
Comunque c'è uno scheletro intrappolato nel muro. Spoiler, attacco dei giganti. Quindi da qua arriviamo all'armeria. Non avrei mai pensato di rivedere la nostra bandiera sventolare sul castello. Ah, nessuno l'avrebbe pensato, fidati. Oh, ma guarda, possiamo aprire la porta. Yeah! Eccoci qui, finalmente. Te l'avevo detto che saremmo però non va. Entrati. E ora vediamo cosa c'è di bello. Vabbè, perché non funziona ora? Vabbè, dai, non importa. Cosa stai facendo? Eccoci nell'armeria! L'armeria è ancora intatta. Ottimo! E vai! Qui c'è tutto quello che ci serve. Ed ecco la ciliegina sulla torta. Che cos'è? Oggetti per l'artiglieria. Artiglieria? Artiglieria. Grossi calibri? Fare a pezzi i nemici a distanza di miglia? Non ti dice niente? Grossi cannoni! Prendi quel progetto e muoviamoci. Ricordati di prendere anche qualche bomba fumogena. D'accordo, grazie. Ah, ma le torrette funzionano veramente, allora aspetta che le deposito. E ci prendiamo le bombe fumogene. Sai, avessi saputo che c'era tutta la roba qui in questa armeria, avrei evitato di fare tutti quanti i tavoli da lavoro in giro. Vabbè, questa stanza la trasformiamo allora. E qui al centro della sala... il banco da lavoro robotico. Jezabel, aspetta ancora un attimino, forza. Che palle non poter togliere questi detriti però. E neanche questi. Non riesco ad aprire la porta. Proviamo a rifare il giro lungo allora. Prima ha funzionato. Niente, non si apre più. Ottimo. Oh, a sto giro il portone si è riaperto. E c'è un tizio volante, per qualche motivo. E ora siamo anche riusciti ad uscire, è incredibile. Benissimo, ora che il portone è aperto e abbiamo costruito il banco da lavoro per i robot, tu perché voli? Spiegamelo. Possiamo concludere la missione. Ciao Ronnie. Dovresti aver preso tutto quello che ci serve. Sì. Non appena avrai costruito l'artiglieria, faremo un test per calibrarla. Va benissimo. Dunque allora, dove lo posizioniamo per primo? Angolato verso il mare o preferibilmente angolato verso la città? Ecco fatto, inseriamo questo. Devo assegnare qualcuno all'artiglieria. Chi posso assegnare? Mettiamo lei. Vieni che ti cambiamo lavoro. Da oggi fai l'artigliera. Eccoci qua, Ronnie. Scusa. È magnifico rivedere l'artiglieria qui. Ti spiego il segreto. È un bel cannone. Sui grossi calibri. Non sono in grado di sparare a distanza ravvicinata, ma hanno un raggio. Dove stai andando, Ronnie? Le bombe fumogene servono a questo. Lanciano una contro i nemici. Se l'artiglieria si trova a distanza di tiro, daremo conferma via radio e concentreremo il fuoco nel punto col fumo. Quindi prima devo trovare un nemico? Fare una prova. Fai in modo di farci colpire quello a cui stiamo mirando. Ok. Vedi quel piccolo edificio laggiù? Sarà il nostro bersaglio. Quale? Tieni accesa Radio Freedom, così possiamo confermare quando siamo pronti. Va bene. Ok, generale. Senti, siamo pronti. Lancia una di quelle bombe fumogene nell'area del bersaglio per dare inizio all'esercitazione. Certo, ragazzi. Bomba fumogena e la lanciamo verso quell'edificio. E sia. Ok. Abbiamo visto il fumo sul bersaglio. Stai indietro. Vediamo il cannone se spara. Sì, si sta angolando veramente. Che figata. Un altro? La madonna, ma che abbiamo bombe da sprecare. Vabbè, oh, contenti voi. Un'altra ancora! Ma che cavolo! Basta un po'. Mi sembra sia andato tutto bene. Ora hai il supporto dell'artiglieria. Fanne buon uso, generale. Grazie. Sei contento, Preston? Devo ammetterlo, generale. Con te c'è stata una svolta per i Minutemen. Lo so. Non credevo che un giorno i Minutemen avrebbero avuto di nuovo il supporto dell'artiglieria. Nessuno l'avrebbe creduto. Tutti i nostri insediamenti per ampliare la nostra copertura. Guarda chi è tornata. Ronnie Shaw. È straordinaria, non trovi? Che ne pensi di lei? Che ne pensi di lei? Alla gente piace. Sembra una dura, ma sta dalla parte dei buoni. Il che è un bene. Ho sentito delle storie sul suo conto dagli anziani, ma
Non sapevo che fosse ancora viva. Il fatto che sia tornata con i Minutemen significa che stiamo andando nella direzione giusta. Benissimo allora, no? E sai cosa significa ora che abbiamo finito la sua missione? Che possiamo metterla a lavorare. È vero che lei vende anche roba interessante, tra cui questo fucile Gauss. Certo, il nuovo effetto che gli hanno messo poteva essere migliore per un fucile Gauss, però direi che è interessante. Quanto costa? 3.000 tappi. Devo tornare allora. Vediamo cos'altro hai. Armi interessanti. Hai veramente un sacco di armi. Va bene, Ronnie, allora tornerò. Guarda, se rimani lì tutto il tempo a me non dispiace, eh. Puoi restare lì quanto vuoi. Ed è il momento di mantenere la mia promessa con Jezebel. Creiamo un nuovo robot. Costruiamo il nuovo robot. La Madonna! Non pensavo mi avrebbe fatto questo qui grosso subito. Siccome Jezebel non è certo il più simpatico dei robot, rendiamolo anche esteticamente il più antipatico. Eccoti la testa, Jezebel. Come ti trovi nel tuo nuovo corpo, Jezebel? Jezebel? Dove vai? Jezebel, dove stai scappando? Fermati. Dio mio, sei la cosa più stupida che abbia mai creato. Jezebel, dove scappi? Fermati. Vieni qua, Jezebel. Io ti sto comandando. Ecco, così rimarrai bella ferma. Interessante. Questo corpo che hai scelto per me non era come mi aspettavo, ma me lo farò bastare. Brava, fatelo bastare perché altro non te ne faccio. Un po' di gratitudine però non farebbe male. Ho rischiato la vita per salvarti. Un po' di gratitudine sarebbe il minimo. Se la parola grazie può aiutarci a chiudere rapidamente il nostro accordo, sarei più che felice di esclamarla per te. Ascolta, è ovvio che non ci andiamo a genere. Ma va? E a me sta bene, non fa intendere. Perciò, perché non mi chiedi quello che vuoi sapere, così posso finalmente andarmene? No, tu non te ne vai da nessuna parte. Dimmi quello che sai sul meccanista. Dimmi tutto quello che sai sul meccanista. Oh, abbiamo un argomento interessante. Il meccanista. Smettila di essere sarcastica. In gamba con la programmazione. Un genio dell'elettronica. Il tuo interesse non mi sorprende. Per molto tempo ho eseguito le istruzioni del meccanista per aiutare la gente del Commonwealth. Molto bene, anche se lo trovo difficile da credere. Lo trovo alquanto difficile da credere. Non capisco perché. È molto semplice. Il meccanista mi ha ordinato di trovare e aiutare la gente del Commonwealth. Come? Ammazzandola? Secondo i miei calcoli, il modo più semplice di aiutare un umano. Eccolo, è lo sapevo. Non ha senso prolungare una vita così. Ovviamente, così. No? È il sistema più efficiente. Altre forme di aiuto comportano una complessa serie di effetti collaterali. Certo, come no. Anche se non credo che tu capisca bene cosa voglia dire aiutare. Non credo tu comprenda appieno la definizione di aiutare. Aiutare, fornire il necessario. Non è quello che ti ho chiesto, Wikipedia. Soddisfare un bisogno. Faccio esattamente quello che mi hanno ordinato. Assistere un umano al meglio delle mie possibilità implica solo il 25% di probabilità di sopravvivenza. Questo significa il 75% di probabilità che, nonostante i miei sforzi, l'umano aiutato muoia indipendentemente dal mio operato. Pertanto, sì, ma c'è anche una percentuale che possa sopravvivere se tu non lo aiuti. La sua misera esistenza e ottimizzando il mio tempo. È un concetto elementare, ma considerato il tuo intelletto limitato, non mi sorprende che tu non capisca. Senti, Jezebel, dimmi solo dove si trova. Pensa quello che vuoi. Avevamo un accordo, perciò dimmi come accedere al rifugio del meccanista. Certamente, in realtà è molto semplice. Per accedere alla base del meccanista è necessario dotare uno dei tuoi robot di una modifica MSAT. Caricherò i progetti sul tuo Pip-Boy. Ti ringrazio. Ho rispettato la mia parte dell'accordo. Magari resterò qui per vedere come si evolve la situazione tra te e il meccanista. Per diletto personale. Ovviamente, certo. Chissà quante cose avrai da raccontare al tuo ritorno. Sempre ammesso che tu riesca a tornare. Senti, sei un robot su una sedia a rotelle. Non fare tanto la schizzinosa.